Dove sta su Facebook? Sta avviando anche quella. Dov'è? Dal tuo? Già è iniziato. Ok. Aspetta. A te la parola nel frattempo che aspettiamo. Non capito? Devo iniziare. Ancora. Ha detto la parola. Peppe, se vuoi cominciare, abbiamo già un po' di persone collegate. Buonasera a tutti ancora. Stiamo ancora aspettando un minutino che cominciamo ad avere tutte le persone collegate e poi iniziamo. Bene, bene. Nel frattempo invito chi non parla a mettere mute sul suo Zoom, così che chi poi parla si sente meglio. Perfetto, grazie, 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 grazie. Ok, sono rimasto solo io praticamente. Benissimo, abbiamo già un bel po' di persone collegate su Facebook. Ancora benvenuti alla presentazione del programma 2021. Saluti anche a tutti quelli in chat, saluti a quelli collegati via Facebook. Perfetto. Allora, io direi che ci siamo, quindi comincia Giovanna, se non ricordo male, corretto? Aprite l'audio perché non si sente. Non c'è l'audio, non c'è l'audio. Ok, mi sentite? Perfetto, ci siamo. Allora, eccomi qua. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Giovanna Ruggiero e sono la presidente di Fondazione Ampio Raggio. Ci tenevo oggi a salutare tutti, sia chi ha già intrapreso una parte del percorso che ci ha portato fino a qui, e sia chi invece si appresta ad intraprendere questo viaggio insieme a noi. La parola insieme è proprio una di quelle tre parole che contengono le tre I che caratterizzano un po' Ampio Raggio. La I di insieme perché fare squadra in questo paese non è facile, però credo che in più occasioni noi abbiamo dimostrato che si può fare. La I d'Italia perché crediamo che oggi in Italia le differenze tra le varie aree del paese debbano essere un valore e non invece un motivo di divisione come spesso succede. E poi la I di innovazione, innovazione quella vera, tecnologica, sociale, quella che serve, diciamo, a restituire valore sia al capitale umano che alle risorse naturali di un paese come il nostro, che sicuramente può dare molto di più a se stesso e, perché no, al resto del mondo. E, come molti sanno, nell'aprile del 2016, con Massimo Di Filippo e Carmine De Donato, abbiamo avviato quest'idea che ci ha portato fino a qui, oggi, a fare un passo in avanti, perché crediamo, come ho detto prima, di aver dimostrato in diverse occasioni che si poteva realizzare un ecosistema tra persone, tra italiani, che volevano provare a fare innovazione insieme. E niente, questo ci deve portare a. Poi soprattutto, ecco, oggi questo webinar mi piace sottolineare come donna che questo webinar nasce spontaneamente nel segno della parità di genere. Infatti mi fa piacere vedere che ci sono molte donne, come ci sono anche tanti uomini, ma oggi c'è un perfetto equilibrio e questo mi fa molto piacere. E proprio questo vuole testimoniare la nostra idea di innovazione sociale, quindi è un piccolo segno della nostra idea di cambiamento.
Ora non voglio continuare oltre perché so che abbiamo i minuti stabiliti, insomma, per tutti gli interventi, quindi non voglio portare via molto tempo. Anzi, chiedo a tutti di restare nei tempi previsti per dar modo a tutti di intervenire e soprattutto per chi ci segue di poter avere una visione, diciamo, generale e completa degli obiettivi di ampio raggio. Vi saluto. Augurandovi buon lavoro e augurandoci, come diceva il sommo poeta, di riuscire presto a rivedere le stelle, che nel nostro caso saranno quelle del Festival Jazz di Pietrelcina, Festival Jazz sotto le stelle, che si terrà a fine luglio e durante il quale si svolgerà la quinta edizione di Jazzin. Niente, vi saluto, buon lavoro a tutti e ora lascio la parola alla professoressa Flavia Marzano. Che è una nostra amica della prima ora di Ampio Raggio. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a te Giovanna, grazie davvero. E, velocemente per chi non mi conosce, sono informatica e altre due parole chiave che vorrei usare che definiscono anche il perché sono qui, sono una why notter, ovvero preferisco chi dice perché no anche chi dice invece sì ma, e sono sul mio account di Facebook da sempre una co-co-co, cioè collaboro per condividere conoscenze ed è esattamente questo il motivo per cui siamo qui. 30 secondi per dire come mai c'è questa cosa qui dietro di me, che è un posto occupato che avrebbe potuto occupare una donna che purtroppo per femminicidio non c'è più, e vogliamo ricordarlo ed è importante, seppur un po' doloroso tutte le volte che si fa questo discorso, ma è importante non dimenticare. Veniamo a noi. Le parole chiave di Ampio Raggio e di questo incontro, più che mai, sono da sempre anche le mie. Ecco perché io da anni mi sento parte di questa squadra, di questa famiglia. Giovanna diceva le tre I, compreso il fatto che l'innovazione non è solo tecnologica, ma anche sociale, ed è assolutamente questa la direzione. Le altre parole chiave, partecipazione, cittadinanza attiva, coprogettazione. Chi mi conosce sa che combatto per queste, per portare avanti questi temi da sempre. Ci sono alcuni obiettivi, tra l'altro, che Ampio Raggio ha raggiunto in questi 5 anni e sono gli stessi per cui ho sempre lavorato prima, fare squadra tra diversi stakeholder. Dove gli stakeholder sono ovviamente tutti, nel senso che le università, per quanto brave da sole, non possono fare niente, le imprese piccole, medie e grandi, per quanto fantastiche da sole, non possono fare niente, e via dicendo per tutti gli attori che ci vogliamo mettere insieme, quindi insieme, tutti. Perché ognuno vede del prisma su cui andiamo andando a lavorare la propria faccia, la competenza tecnologica, la competenza della pubblica amministrazione, la competenza politica, la competenza dell'associazionismo, insieme appunto, le varie facce di questo prisma. Dall'estate del 2016, quando ci siamo ritrovati alla Lincoln Campus University a Stoccolma e via Pietrelcina con un fantastico Jazzin la prima volta. Questa rete mi ha dato davvero tanto, lo dico veramente col cuore. Faccio un esempio. Ho conosciuto un giovane, allora era veramente un giovanissimo, faccio fatica a chiamarlo giovane e non ragazzino, ma adesso c'ha 30 anni, ben 30 anni, ed è Francesco Paolo Russo, che non so se oggi c'è, ma spero che ci ascolterà prima o poi. Lui sta innovando e proponendo soluzioni fantastiche di connessioni in rete, internet, tramite LED, cioè luce. È una rete velocissima, non inquina sotto nessun punto di vista perché appunto passa tramite la luce ed è nato lì, ed è nato con e Ampio Raggio lo ha guidato. Chi sono quelli di Ampio Raggio? Sono momenti di lavoro insieme, di contaminazione, che è un passaggio fondamentale se vogliamo innovare, contaminarci. Quello che abbiamo fatto, quello che faremo oggi, quello che faremo a Pietrelcina è fondamentalmente in un paio di parole è annaffiare il futuro ed è questo il nostro compito. È un circolo virtuoso anche di solidarietà innovativa, non solo condividere conoscenza, per tutti gli stakeholder, appunto dicevo, perché ognuno vede la propria faccia. E le parole su cui lavoriamo sono insieme, why not, come dicevo all'inizio, e condividiamo per annaffiare il futuro. Mi fermo qui, questo incontro è ricco, ricchissimo di eventi. Ci sentiremo di nuovo alla fine con il Focus Group, che è fatto con persone veramente fantastiche, che ringrazio già ora, ma le vedrete dopo. Per
Perché sono importanti? Ognuna rappresenta una faccia del prisma che dicevo. Uno speciale grazie a Peppe, permettetemelo, Peppe De Nicola, perché anni fa mi ha coinvolta nella sua squadra, nella sua famiglia, e quindi grazie. Grazie a poi a tutti voi, perché insieme faremo di più e meglio. Buon lavoro. Grazie Flavia. Benvenuti a tutti. Io sarò molto breve, così nessuno mi dovrà dire ogni volta che parlo troppo, eccetera, eccetera. Quindi io volevo solo condividere, se appunto mi date le slide, poche informazioni. Questo è il quinto anno di vita, di attività di ampio raggio. L'esperienza che in qualche modo è nata dalla mia precedente attività, nella quale ho cominciato a scoprire il mondo dell'innovazione italiana. L'idea era quella di costruire un ecosistema. Eccolo qua, vedete questa slide, che sostanzialmente abbiamo provato a tradurla con questa infografica su quello che noi possiamo pensare che potesse essere il nostro ecosistema. L'obiettivo era quello di creare, come ha detto Flavia, un posto dove parlassero persone che avessero esperienze diverse, quindi non solo le start-up con le start-up, ma il mondo delle imprese con il mondo della ricerca, con il mondo degli investitori, con le start-up, con le istituzioni, per provare a costruire luoghi di contaminazione. Quando abbiamo cominciato, o meglio, quando sono andati dal notaio nell'aprile del 2016, Carmine De Donato, Massimo Di Filippo e Giovanna Ruggero, io non c'ero, ero altrove, ma ero dentro questo progetto, non avevamo idea bene come fare questa cosa. Abbiamo provato, abbiamo fatto la startup, come ogni startup abbiamo fatto un beta test costante in questi anni. In questa infografica vedete quello che potreste fare in ampio raggio. Abbiamo certificato e diffuso idee e competenze dei soci, di ogni socio, quindi anche le tue, di ognuno di voi. Abbiamo favorito la coesione territoriale, quello che dicevamo, Italia intera, non pezzi di. Abbiamo sostanzialmente promosso l'innovazione italiana. Ecco, Flavia faceva l'esempio di Francesco Paolo, un ragazzo che ho conosciuto ventenne probabilmente quando è venuto da me la prima volta, e che in maniera forte abbiamo spinto a diventare imprenditore e a portarlo a crescere, ma come lui, come tanti altri. Abbiamo favorito l'incontro tra i clienti e gli innovatori, abbiamo aiutato a stimolare investimenti. Oggi sostanzialmente noi ci apprestiamo a fare un passaggio ulteriore. Siamo nati come un'associazione 4 anni fa, ma l'obiettivo era già creare una fondazione. Ma prima di crearla abbiamo deciso, mettiamoci alla prova. Oggi sostanzialmente abbiamo avuto la disponibilità, e io ringrazio, se fate scorrere la seconda slide, abbiamo una situazione in cui ci sono 128 soci, rappresentano 16 regioni italiane, addirittura 3 hanno sedi all'estero. 43 aziende, 27 professionisti, 21 associazioni, 17 start-up, 12 società di consulenza e 8 centri di ricerca. E, se ultima slide ancora, voglio ringraziare 11 soci straordinari. Sono quelli che hanno deciso di contribuire sostanzialmente al riconoscimento giuridico col capitale che in qualche modo stiamo raccogliendo e che da qua a qualche mese ci dovrebbe vedere trasformati in ente pubblico. Ringrazio Massimo De Tomani, Smarter Lab, Daniele Barbato, Cartotecnica Partenope, il professor Nicola Barbuti col suo spin-off da Bimus, Ivo Allegro con Iniziativa Cube, Fabrizio Luciani, partner, Enzo Altobelli di Profima SRL, Elvira Vicidomini, impresa Finance, Nathalie Franchet, una cooperativa sociale, bellissima questa presenza di una cooperativa sociale che è dentro, Guido Fabri, Geosmart Campus, Martino Cortese di Citybility e Salvatore Ofiero di D-System. Tutte persone che provengono da tutta Italia. È un think tank dove qua ho messo grazie ai nostri pensatori, a partire dal rettore Canfora, Gerardo Canfora, Università del Sannio, e l'elenco è lungo, finisce con Miriam Gian Giacomo, sono tutte persone, Flavia Marzano, Gianfranco Rizzo, Alfonso Santoriello, l'elenco è lungo, ognuno di loro ha contribuito a dare valore al nostro progetto. Da questo punto di vista il pomeriggio di oggi vi racconterà l'esito di queste cose. Ultima slide. Ecco, noi racconteremo oggi i risultati e i prossimi appuntamenti. Quello che vedete è un percorso fatto di 14 webinar che saranno fatti tra aprile e luglio, 14 aperitivi digitali
è un jazz in extended version, lo racconterà in particolare Giulia Borgherese nella sua sezione, ma tutto questo è frutto di 5 anni di attività, di decine e decine di eventi, una missione all'estero, eventi in tutta Italia, l'invenzione di questo jazz in con Miriam Gian Giacomo, che presenterà e lo ripresenterà nella sua sezione, e tanti tanti risultati prodotti. Ne parlerà dopo di me Massimo Di Filippo, o meglio, dopo l'intervento che faranno Angela Imparato, Filomena Palumbo e Giovanni Pergola, che vi spiegheranno come ci stiamo attrezzando per trasformare questa idea in uno strumento di open innovation a vostra disposizione. Io vi ringrazio tantissimo, spero di essere stato bravo a stare nei 4 minuti, vi ringrazio tutti, questo è soltanto un primo appuntamento. Oggi saremo molto veloci per offrire a tutti quanti voi una visione complessiva del tutto, che approfondiremo nei prossimi mesi. Quello che ascolterete oggi, però, siete voi, sostanzialmente. Siete quello che avete contribuito a costruire, ognuno di voi, intorno a questa idea. Quindi io semplicemente, come dire, ho avuto la testardaggine di tenervi uniti, di mettervi insieme e in qualche modo di far sì che questa cosa andasse avanti. E oggi ci troviamo in una posizione che non era immaginabile 4 anni fa, quando appunto Giovanna, Massimo e Carmine andarono dal notaio per la prima volta. Grazie a tutti e buon lavoro. Passo la parola ad Angela Imparato. Grazie Peppe. Io, mio compito è quello di descrivervi, un attimo che condivido le slide, è quello di condividere le attività svolte, diciamo l'evoluzione dell'organizzazione Ampio Raggio nell'ultimo anno, perché nell'ultimo anno Ampio Raggio ha visto evolvere molto la propria organizzazione, perché necessitava di essere strutturata per meglio gestire le sempre crescenti e complesse attività nelle quali è coinvolta. E quindi per fare questo si è dotata intanto da partire da dicembre 2019 di una tecnostruttura che è composta da alcuni soci della Fondazione Ampio Raggio che svolgono sostanzialmente un ruolo di coordinamento e di indirizzo delle attività in corso. Una delle prime sfide della tecnostruttura è stata quella di fare un'autoanalisi. Insomma, in realtà una appena costituita a dicembre del 2019, poco dopo siamo stati coinvolti dalla pandemia, e quindi questo ci ha visto un po', come tutti ovviamente, costretti in attività a distanza, ma non abbiamo sprecato il tempo, riteniamo di aver comunque compiuto dei passi importanti per strutturare l'organizzazione. E per fare questo abbiamo utilizzato anche, diciamo, degli strumenti che sono tipici anche del management azienda, l'abbiamo applicati a quella che è l'associazione che sta diventando fondazione. Uno di questi è stato quindi prima una, appunto, vi dicevo, un'autoanalisi attraverso la condivisione di degli obiettivi strategici di Ampio Raggio tramite lo strumento del modello di Canvas, che ci ha consentito di sostanzialmente comprendere quali sono gli elementi complessi che riguardano il funzionamento proprio della fondazione, e allo stesso tempo di andare a definire una value proposition, ovvero siamo andati a individuare dal nostro punto di vista degli elementi tangibili che possono misurare il valore atteso che hanno soci e stakeholder nella partecipazione alle attività di Ampio Raggio. Poi, sempre nel corso dell'anno, è stata creata un'architettura, diciamo, informatica del CRM
che sarebbe il Customer Relationship Management, sempre nella letteratura del business, del management d'azienda, che è uno strumento che ci consente di, anche informatico, che ci consente di gestire rapporti e relazioni con soci e stakeholder. Quale strumento naturalmente deve essere pienamente implementato e avrà delle evoluzioni. Poi il collega Giovanni Vergola ci illustrerà nello specifico questi aspetti. Ancora poi, sempre nel corso dell'anno scorso, la Tecnostruttura ha definito delle procedure interne per la gestione delle varie attività, sia istituzionali che quindi come anche la definizione, l'organizzazione di eventi, ma anche soprattutto di gestione dei progetti, dei lead. Poi è cominciato, come è noto ai soci che sono stati chiamati a partecipare al progetto del percorso di riconoscimento dell'associazione in fondazione con personalità giuridica, di cui ha accennato prima Peppe De Nicola, e l'ultimo sforzo più recente è quello appunto di aver adottato un altro strumento del management d'azienda, che è la Balance Scorecard, che consente di tradurre la strategia così come individuata nel modello Canvas in misure, target e azioni conseguenti, al fine di coinvolgere meglio tutti gli attori dell'ecosistema. Vorrei scorrere. Ok. Quindi qui abbiamo riportato quelli che gli elementi distintivi della value proposition individuati con l'esercizio del Canvas Model. Quindi ci siamo chiesti, partendo dalla visione, dalla missione di ampio raggio, perché soci e stakeholder dovrebbero partecipare all'attività di ampio raggio? In che cosa si misura il valore aggiunto nel partecipare alle attività di ampio raggio? E abbiamo individuato questi cinque elementi, ai quali abbiamo dato anche una misura concreta, quindi un macro obiettivo di riferimento. Il sistema, soci e stakeholder sono interessati a partecipare all'attività di ampio raggio perché ampio raggio rappresenta un sistema di relazioni e partnership. Perché ampio raggio rappresenta, possiede una competenza integrata sul tema dell'innovazione, perché all'interno di ampio raggio è possibile combinare innovazione, procedure e finanza, perché ampio raggio, è un connettore e un facilitatore di opportunità. E ancora, perché ampio raggio consente anche lo sviluppo delle competenze per l'ottimizzazione dei propri processi interni. Ma in che modo possiamo, come macro obiettivo, andare a misurare ognuno di questi elementi distintivi della value proposition? Nel sistema di relazione e partnership, lo macro obiettivo è quello di creare eventi di networking e di lead generation. Per la competenza integrata sul tema dell'innovazione, l'output principale atteso è il funzionamento di un osservatorio permanente sull'innovazione, che del resto coincide in qualche maniera con il think tank, e la pubblicazione di white paper su temi rilevanti relativi all'innovazione. Per quanto riguarda l'elemento dell'unione innovazione, procedure e finanza, si intende ottimizzare una piattaforma di open innovation a supporto sempre di questo obiettivo, di cui ci parlerà approfonditamente il collega Pergola dopo. Siccome soci e stakeholder ci vedono, perché ci vedono come connettori e facilitatori di opportunità? Perché partecipare ad ampio raggio vuol dire avere l'opportunità di partecipare a progetti più complessi e a maggior valore aggiunto perché si è in grado di integrare competenze e profili
e anche rappresentatività territoriale diverse, per cui diciamo questo in sé rappresenta un valore aggiunto. E inoltre il confronto che avviene con momenti, diciamo, eventi quali possono essere webinar piuttosto che eventi, quindi diciamo così, informativi come questo, che è un evento più informativo o formativo perché si caratterizzano specifiche tematiche, senz'altro rappresentano un momento di formazione perché è uno scambio di competenze e di idee che alimenta e ottimizza comunque i processi dei soggetti che vi partecipano. Quindi abbiamo individuato gli elementi della value proposition e poi abbiamo pensato di utilizzare un altro strumento che è la balance scorecard, sempre che si utilizza in management azienda, che consente, dicevo, di tradurre la visione strategica in sub-obiettivi e misure, target e azioni conseguenti. Questo strumento è uno strumento che valuta prospettive sia interne che esterne all'organizzazione e le quali debbono essere comunque tutte combinate e coerenti tra di loro, proprio per garantire e, diciamo, rispondere al valore atteso, ricercato da soci e stakeholder. Quindi le prospettive che vengono quindi considerate sono quella di soci e stakeholder, la prospettiva di economia e finanza, la prospettiva processi interni e la prospettiva formazione e apprendimento. Per ognuno di queste prospettive e per ognuno degli elementi distintivi della value proposition che abbiamo visto prima, sono stati individuati diciamo, dei target, delle misure, dei target e quindi delle azioni conseguenti. Questo anche al fine di massimizzare il coinvolgimento di tutti i soci che vogliono avere anche un ruolo attivo nell'organizzazione. Perché c'è da dire che in questo momento c'è una tecnostruttura, ma tutto il processo, diciamo, diciamo, anche di ottimizzazione dell'organizzazione passerà attraverso un confronto, un sempre maggior confronto diretto, anche con i sempre più numerosi soci che sono coinvolti nella fondazione. Per cui anche questi strumenti che noi, questi, diciamo, la nostra visione, noi intendiamo, diciamo, avere un confronto diretto, probabilmente attraverso focus group o anche attraverso delle survey che verranno lanciate nei prossimi giorni, tramite le quali potremmo confermare la visione diciamo, finora noi abbiamo individuato, ottimizzare, migliorare e diciamo la nostra visione strategica con l'obiettivo insomma di poter garantire, cercare di garantire a soci e stakeholder il valore atteso promesso. Io con questo penso di aver concluso e passo la parola alla collega alla Filomena Palumbo. Che ci focalizzerà, diciamo, si focalizzerà sul tema delle competenze essenziali, insomma, nell'ecosistema di ampio raggio. Grazie. Grazie a te Angela. Sì, il tema delle competenze, anche questo è un tema molto importante sul quale nell'ultimo anno di lavoro del team della Tecnostruttura abbiamo operato. Intanto voglio ricordare ecco, qualcosa che vi trovate già sul sito di Fondazione Ampio Raggio, dove viene illustrata quella che è la mission e la vision, no, di Fondazione. Per cui ho voluto riprendere appunto quello che già c'è sul sito per ricordare come, ma è stato già detto anche in apertura, no, sia dalla nostra presidente che da Peppe, di come Fondazione Ampio Raggio voglia ecco, mettere in relazione non solo innovatori e acceleratori di innovazione, abbiamo visto, ma interlocutori diversi per creare delle opportunità, no, per tutti, quindi non solo per Fondazione, ma anche direttamente per tutte quelle persone che hanno creduto e credono in Fondazione Ampio Raggio, quindi creare delle opportunità sia diciamo, all'interno del mercato cosiddetto domestico,
internazionale. Abbiamo visto nella presentazione di Peppe che abbiamo già anche dei soci esteri, no? Quindi di opportunità ce ne sono veramente diverse, però ci siamo anche detti che era importante riuscire anche a mappare le competenze presenti all'interno di fondazione. Perché capite bene che con al momento 130 soci non è facile, a parte con Giuseppe De Nicola che conosce tutti, capire quali sono le competenze presenti all'interno di fondazione. Quindi cosa abbiamo fatto? L'anno scorso abbiamo creato un sistema proprio di mappatura delle competenze esistenti all'interno di fondazione, proprio per creare quel giusto match tra le diverse opportunità che si stanno generando, e alcune sono già appunto attive e ne sentiremo parlare anche nel corso degli altri interventi. Quindi è stato fatto, praticamente è stato creato già sul sito di Fondazione Ampio Raggio, trovate un link che è quello presente nelle slide, dove invitiamo tutti i soci di Ampio Raggio a compilare questo format, perché così avremo modo di conoscere in dettaglio tutte le competenze presenti all'interno di Fondazione. E nel momento in cui nascono delle opportunità, abbiamo modo di verificare chi poter coinvolgere per ogni progetto specifico sulla base soprattutto dell'expertise, sulla base delle conoscenze, del know-how di ciascun socio presente in fondazione. Per cui vi invitiamo sin da questa sera o da domani a prendere visione di questo link e a compilare i campi che troverete sul link qui indicato, che se mi date conferma, ma credo che si legga, giusto? Che si veda. Ok, quindi una volta che ognuno di voi avrà compilato questi campi, noi creeremo appunto una mappatura in modo da avere tutto sott'occhio per i progetti sia attuali che quelli futuri. Poi ovviamente se ci fossero ulteriori domande in merito potete sempre scrivere ai riferimenti che ritrovate nuovamente anche su questa slide, e noi siamo a disposizione per ulteriori informazioni. A questo punto mi taccio e lascio la parola al collega Giovanni Pergola, che tanto ci sta dando una mano proprio per la creazione anche di tutti questi strumenti che ci permettono di lavorare in maniera rapida e innovativa anche e soprattutto a livello informatico. Sì, grazie Filomena. Un attimo che proietto anch'io le mie due slide, che spero si leggano. Allora, io sono Giovanni Pergola e sono il project manager della piattaforma di Open Innovation, ovviamente il lato IT, data la mia natura professionale. Tutto quello che è stato detto sia da Filomena che da Angela è ovviamente un ecosistema, sono delle politiche organizzative che in qualche modo dovevano essere concretizzate in uno strumento digitale che desse l'opportunità appunto di avere la possibilità di matchare, incontrare tutto quello che è l'ecosistema di Ampio Raggio. E già è quasi un anno che ci stiamo lavorando, quindi oltre ad integrare, io ho cercato in un'unica slide, in un'unica immagine, di portarvi l'idea che effettivamente poi è una realizzazione digitale di quello che è stato fatto, quindi tutto ciò che è le competenze, perché sono fondamentali riuscire ad avere sì la mappatura, ma anche di tradurlo nello strumento, di avere delle ricerche che possono essere mirate e gestite secondo targetizzazione, secondo tutta una serie di parametri per tirar fuori quelle che sono magari le migliori competenze per poter rispondere a che cosa? A una business idea, cioè a un progetto, quindi anche la mappatura, l'inserimento, il management di un progetto, di un'idea di progetto, di un'azienda, di un business, di qualsiasi cosa che possa portare un beneficio a tutto l'ecosistema. Quindi che cos'è? Un punto di accesso di competenze e di progetti, definiamoli così in maniera molto, così, molto generica, dove e che cosa avviene in questa piattaforma di Open Innovation? Avviene sicuramente un matching, quindi riusciamo già, abbiamo già, non è proprio
un'idea di piattaforma. Questa piattaforma già siamo in sviluppo al 70%, quindi abbiamo già tantissime funzionalità create, abbiamo la possibilità di gestire in maniera automatica le competenze da quei link che ha indicato Filomena, abbiamo la possibilità di inserire delle mappature su dei progetti, quindi candidare dei progetti a cui poter rispondere, perché tutto questo è anche un workflow di gestione, perché magari il matching, le relazioni che si vengono a definire su un progetto o meno devono essere regolamentate da un workflow di gestione che dia una possibilità di avere la misurabilità di quello che avviene e dia l'opportunità di avere un controllo su tutto il processo. Questo ovviamente per avere come obiettivo, non finale, ma come uno degli obiettivi, l'implementazione del business. Quindi questa piattaforma di Open Innovation raccoglie tutte queste situazioni e tende e dà assolutamente una chiara visione di tutto ciò che è il mondo delle competenze all'interno di ampio raggio, tutto ciò che è il mondo dei progetti che ci sono all'interno di ampio raggio, ma anche la possibilità di seguire il progetto passo per passo, di poter interagire con non solo tutto il progetto, ma anche i singoli step, i singoli blocchi. Diciamo che potrei raccontarvi tanto e tanto altro, perché questa piattaforma è frutto non di una progettazione iniziale a cascata, ma è frutto di una progettazione in modalità agile, quindi è frutto di una progettazione che di volta in volta, grazie alla tecnostruttura, a tutti gli stakeholder che si avvicinano ad ampio raggio e che danno il contributo per questa piattaforma, si riempie di funzioni, alcune funzioni vengono rifatte e ricreate proprio per adattare, per renderla più tailor-made possibile, non solo ai progetti, ma anche e soprattutto alle persone che ruotano intorno ai progetti. Quindi abbiamo cercato con il direttivo di mettere su un'azione che sia totalmente calata nei nostri territori, che sia totalmente calata nell'Italia, nel sud, nei paesi e quant'altro, e che sia calata all'interno di alcune professionalità che sono effettivamente il motore economico delle nostre imprese. Io vi rilascio ovviamente ai contatti di ampio raggio. Vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Massimo Di Filippo. Grazie. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. È un piacere vedervi anche se non ci vediamo, e quindi metto il mio timer così i miei 8 minuti di rispetto. È un piacere vedervi anche se non ci vediamo, quindi un saluto a tutti. Il fatto di essere qui insieme oggi a parlarne è sicuramente un elemento utile, importante, e che ci testimonia anche la reazione che abbiamo. Un pensiero in particolare a chi quest'anno ha sofferto in maniera magari più forte di altri. Provo a condividere lo schermo. Io vedo Giovanni, ma spero che voi vediate il mio schermo. A me tocca l'onere e l'onore di sintetizzare in pochi minuti quelle che sono le azioni di work in progress, quello che si sta facendo in questo periodo, chiaramente con uno slalom, perché ci sono ospiti importanti e che ringraziamo della loro presenza e che parleranno direttamente dei progetti che stanno portando avanti, quindi di quelli non farò cenno. Così come non farò cenno di cose che magari sono in uno stadio ancora embrionale. Parliamo di quello che sta succedendo, perché dai fatti, dalle azioni concrete, si riesce poi a ricostruire quello che è il percorso che sta arrivando in atto. Il primo punto è un progetto in particolare che sto seguendo personalmente e che riguarda la realizzazione di un catalogo di servizi innovativi nella pubblica amministrazione, nei comuni. Diversi amici presenti, proprio da Flavia Marzano, lo stanno seguendo, e siamo in tanti, come vedete. Non è altro che la messa a fattore comune, quindi da qui il gioco di parole, di esperienze e competenze per metterle a disposizione della pubblica amministrazione. Quindi Ampio Raggio ha realizzato un proprio catalogo
che attualmente è disponibile. L'occasione immediata è stata quella del bando Pago PA per i comuni, adesso non entro in tecnicismi che non tutti conoscono, ma si è deciso di lavorare per mettere insieme questa offerta e per potersi presentare congiuntamente e per connetterla anche con una serie, come nella logica di ampio raggio, di servizi gratuiti, e quindi dei servizi che saranno di comunicazione, di condivisione, di formazione destinati alla pubblica amministrazione, ma soprattutto dei servizi in grado di certificare in qualche modo la qualità e le competenze di ogni associato. Quindi diciamo sono tutte imprese quelle che vedete associate, con un'ospitata importante, quella di Anci Digitale, che fa parte di questo catalogo, e che vedrà sviluppo prossimamente, anche perché diciamo c'è un contesto crescente di attenzione alla innovazione nella pubblica amministrazione, quindi ampio raggio non poteva mancare con una sua offerta. Ma andando avanti in questa carrellata, presento anche un'altra importante, cioè qui presente, ne parlerà dopo di me sicuramente il dottor Durante, che da sempre crede in ampio raggio, quindi lo ringraziamo per questo, che riguarda una linea che ha visto un riconoscimento della Fondazione Ampio Raggio come focal point, come punto di consulenza e assistenza certificato da Invitalia per la creazione di nuove imprese. È un'azione che segue Fabrizio Luciani, che così mi ha delegato di farmi, a posto suo, di fare qualche cenno, scusate, torno indietro, e che ha delle keywords, diciamo, così sintetizzandolo, ovviamente non posso dire tutto in pochi minuti, ma in realtà è un'operazione che viene resa gratuitamente a favore di chi vuole approfittare di questa misura, che si è allargata e che è molto attenta alla creazione di microimprenditorialità, per poter svolgere dei servizi di assistenza e di accompagnamento. Come dicevo, appunto, sono servizi del tutto gratuiti che vengono resi dalla comunità di ampio raggio, questa intelligenza collettiva in cui tutti noi, che poi facciamo parte di esperienze diverse, come avete visto nella locandina, ognuno di noi riporta la sua ragione sociale e fa un'altra attività. Non ci sono professionisti di ampio raggio, ci sono persone che danno la propria collaborazione ad ampio raggio. Una di queste, appunto, condotta da Fabrizio, riguarda proprio l'assistenza alla creazione di impresa, che si viene erogata in favore di gruppi che vogliono mettere in piedi un'iniziativa, ma anche di piccole comunità, anche delle aree interne, che vogliono dare vita a azioni di animazione di cultura di impresa. Stiamo partecipando, e di questo si occupa Angela Imparato, che mi ha preceduto, a un'iniziativa che è in ATI con altre, che riguarda la Regione Puglia, che è un progetto di estrazione di talenti. Anche qui il tema è quello della creazione di imprese, in cui la creazione di impresa è in qualche modo anche uno stimolo per la creazione di nuova cultura imprenditoriale, e quindi c'è un mix che va da azioni di formazione che vengono condotte attraverso la creazione di team omogenei, che vengono condotti in un percorso che è di formazione, ma è una formazione che è tesa anche alla costruzione di progetti di impresa. Siamo in ATI con altre organizzazioni di riferimento, ovviamente io do qui qualche pillola, poi chi fosse interessato a creare delle collaborazioni, aprire delle collaborazioni sul tema, diciamo, siamo ovviamente disponibili a dare ulteriori informazioni. Si è stretta da poco, questa cosa la sta seguendo Carmine Donato, che anche lui è co-founder, che è stato salutato prima, non so se ci sta ascoltando, se sta partecipando, ed è una iniziativa recente di cui siamo molto contenti, questa collaborazione che si è stretta con il distretto turistico della Costa d'Amalfi, a partire dal presidente Ferraioli, dalla dottoressa Guerriero, che è il direttore, da Robert Piattelli, che è il coordinatore, l'animatore di questa iniziativa, che è stata riconosciuta dal MIBACT come un'iniziativa autentica, dove c'è una ricostruzione forte, importante, della filiera del turismo come strumento culturale di sviluppo dei territori, quindi mette insieme imprese alberghiere con imprese che fanno altro. Ci siamo scambiati in qualche modo una partecipazione, loro sono diventati associati ad ampio raggio, noi siamo diventati associati al distretto, con l'idea di fare incubazione di imprese, innovazione sulla filiera, esperimenti di incubazioni culturali, ma anche di iniziative imprenditoriali, e l'idea di sviluppare insieme i progetti di rete. È una rete che viene ad essere ampliata ed è veramente un work in progress, su cui Carmine ci terrà aggiornato.
aggiornati. Stiamo un altro tema che è fondamentale in questo periodo, lo è in maniera particolare, mi avvio quasi alla conclusione, è il tema che riguarda la capitalizzazione delle imprese innovative. Il decreto rilancio ha previsto degli strumenti importanti che riguardano per esempio il credito d'imposta che arriva fino al 50% per le startup innovative o il 30% per le PMI. È una questione abbastanza complessa. Carlo Allevi segue, ha una sua attività legata appunto a una piattaforma di equity crowdfunding che è socia di ampio raggio e ha la responsabilità di quest'area dove creare dei presupposti per accrescere la capitalizzazione in questa fase per le imprese innovative è un elemento assolutamente strategico e fondamentale. In questo contesto si è lavorato al riconoscimento di ampio raggio come associazione che ha un accreditamento in ambito cassa depositi e prestiti e che può grazie a questo avere anche un moltiplicatore di partecipazione e di investimenti. Ripeto, anche questo è un lavoro che si sta sviluppando e su cui seguiranno sicuramente degli aggiornamenti. Ci sono una serie di iniziative, sicuramente ci fa piacere ricordare un progetto che avrei finito il tempo, mi prendo un altro minuto, ci fa piacere ricordare sicuramente il Smartness Law, che è un'iniziativa su cui stiamo lavorando da tempo, sicuramente con l'assessore Cefaratti della Regione Molise e con i sindaci dell'area SNAI, il sindaco di Bovino Vincenzo Nunno, che credo sia collegato, il sindaco di Campio di Pietra Giuseppe Notar Tommaso, ed è un progetto che vuole portare una cultura smart in territori che per loro natura sono slow, mettendo insieme l'innovazione ma anche la vivibilità di quei contesti territoriali. Con Infratel, qui presente, la saluto la presidente di Infratel, c'è un'iniziativa di lavoro che ci è stata delegata, di cui siamo molto contenti, che è la possibilità di diffondere il wifi nelle aree bianche dove non c'è connessione, ma trasformare anche questi in opportunità occupazionali. Smarter Italy è un risultato interessante a cui abbiamo dato collaborazione, che ci riporta a Pietrelcina e quindi che è diventato uno dei 12 borghi italiani, ma anche qui c'è il dottor Gennaro Di Agid che ne parlerà e il vice sindaco Mazzoni di Pietrelcina. Altre cose, lati con Profima, condotta da Simone Caporale, che ci ha visto shortlist, una prima selezione come Pian Digitation Digital Innovation Hub e la partecipazione a Lati Kinesis che è stata vincitore di un bando Erasmus che è finalizzata alla revitalizzazione di alcune aree interne in Alta Irpinia. Sono andato velocissimo per non togliere tempo perché gli ospiti sono tanti e sono importanti e quindi volevo solo dare questa panoramica, salutare e ringraziare tutti e mi fermo con i miei 8 minuti e mezzo. Non so chi viene dopo di me e penso che sia il dottor Botte. Se non c'è, passo la parola a Andrea Ridi. Ah, c'è? Potrebbe essere il dottor Botte di FOS, che ha dato vita all'Accademia FOS, per cui, di cui non avevo parlato proprio perché ne avrebbe parlato lui, l'amministratore di FOS, altra importante associata ampio raggio. Altrimenti diamo per il momento la parola a Andrea Ridi di Accelerate Italy, carissimo amico da Boston. Ci sei Andrea? Sì, ci sono. Ecco Andrea. Io sono qui per presentare il progetto Accelerate Italy fatto in collaborazione con 42enne. 42enne è una benefit corporation nata qui a Boston con lo scopo di supportare e aiutare le startup e piccole e medie imprese a entrare nell'ecosistema bostoniano. Questo programma è un programma che deriva da esperienze fatte da un gruppo di venture capital imprenditori e mentor per portare aziende del Latin America nell'ecosistema bostoniano che stiamo riadattando per il mercato italiano. Quindi l'idea è quella di supportare tutte le startup, le PMI ad alto contenuto innovativo, aiutandole a superare tutti i gap che ci sono tra il mondo italiano e quello statunitense. In particolare tutta la parte culturale, tutta la parte relativa a prepararli per il mercato americano e ultima, ma non meno importante, quella di dare accesso
al mercato dei capitali qui negli Stati Uniti. Il programma prevede fondamentalmente, è un programma mentor base, quindi a ogni startup selezionata saranno associati diversi mentor che in un programma di 12 settimane li porteranno a essere pronti, essere presentati all'ecosistema bostoniano. Una volta presentati all'ecosistema bostoniano, le startup saranno introdotte con meeting e eventi ad hoc al mondo degli investitori che sono interessati a supportare la traghettare l'oceano da una parte all'altra. L'iniziativa è sostenuta in questo momento oltre da 42enne da Spinnaker Venture e da Asselab, che sono due fondi di investimento che hanno un lungo track record nel portare società e startup straniere sull'ecosistema bostoniano. Negli ultimi 10 anni hanno portato oltre 100 startup in questo ecosistema, raccogliendo oltre 200 milioni di dollari per le varie startup. Quindi questo è un programma molto concreto, fatto insieme a esperti di settore, dove vorremmo veramente supportare chi ha buone idee a entrare in un mercato molto più ampio. Tra breve apriremo la call per ricevere progetti, idee e candidature. Grazie a tutti. Grazie, grazie Andrea. Io faccio questo breve intervento per passare al prossimo slot e sostanzialmente intanto ringrazio Andrea perché da questo punto di vista anche lo ritroveremo a Pietrelcina probabilmente a dare maggiori dettagli a fine luglio con il progetto e anche con se riusciremo con i partner americani per poter incontrare le prime startup, le PMI che stiamo seguendo. Allora, introduco velocemente il prossimo slot che abbiamo definito nel programma Le Sinergie, quelle nate con Infratel, Invitalia e Agid. Per cui passo subito la parola alla presidente di Infratel Italia, dottoressa Fratesi, per diciamo introdurre l'attività che stiamo sviluppando insieme. Ci sta la dottoressa Fratesi? Sì, sta cercando di attivare il microfono. Esatto, sto cercando di riattivare il microfono, era piccolissimo. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio Ampio Raggio per il graditissimo invito che mi permette di parlare qui delle attività di Infratel e della sinergia in essere con Ampio Raggio. Tra l'altro è un piacere anche perché ritrovo parecchi ex colleghi ed amici, come sempre su queste cose sul territorio. Infratel è una società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi del MISE, del gruppo Invitalia e come suggerisce l'acronimo Infratel, Infrastrutture e Telecomunicazioni, siamo fondamentalmente impegnati in interventi di infrastrutturazione del paese per il superamento del famoso digital divide e per la diffusione dei servizi di connettività avanzati, quindi parliamo fondamentalmente di banda ultralarga. Abbiamo quindi come obiettivo quello di raggiungere un'accessibilità capillare nelle aree bianche. Come diceva il dottor Di Filippo, le aree bianche sono quelle cosiddette a fallimento di mercato, cioè dove gli operatori non vanno e non sono interessanti per il mercato. Quindi parliamo essenzialmente di zone montane, piccole comuni, borghi, aree rurali, aree interne, e tutte quindi quelle aree non considerate dal mercato. Oggi abbiamo sempre detto che il diritto alla connettività è un diritto fondamentale del cittadino per lo sviluppo sociale, individuale, ma durante l'ultimo anno ci siamo resi conto che è un diritto che ci serve per studiare, per lavorare e per vivere chiusi in casa, come abbiamo fatto quest'ultimo anno. La pandemia, come tutti sappiamo, ha cambiato per molti di noi il modo di lavorare, abbiamo sviluppato la capacità di lavorare con team in
remoto, che prima facevamo con la Cina, a volte chi fa informatica, software, insomma, si è trovato spesso a lavorare con offshoring e nearshoring, ma abbiamo trovato nuove forme di organizzazione del lavoro e dei processi aziendali. Ma il Covid ha anche ribaltato un po' la prospettiva delle grandi aziende, quindi se mi sento di dire che la DAD, speriamo tutti, decrescerà con l'abbandono della pandemia, non sono certa dello smart working, anzi penso che si è rivoluzionato un modo di lavorare, si è incominciato a parlare di south working, di ripopolamento dei borghi, ma l'infrastruttura tecnologica e la larga e la banda ultralarga è chiaramente il primo tassello per poter portare avanti questa crescita. Non sono sicura che riusciremo a fermare il trend di crescita delle megalopoli, però magari il prossimo anno vedremo quale fenomeno, insomma, se il fenomeno di ripopolamento dei borghi e dell'Italia del Sud, insomma, ha avuto un trend di crescita. Io stessa sono figlia di questo, sono tornata per sbaglio il 4 marzo dell'anno scorso qui nel Sani ed è un anno che ho rivoluzionato tutta la mia vita e mi muovo da qui verso Milano e Roma adesso. Il progetto di cui volevo parlare è il progetto Piazza Wi-Fi Italia, un progetto che si pone con obiettivo quello di federare le reti già esistenti, comuni, pubblica amministrazione, abbiamo federato quelle delle poste, ma anche grandi realtà private che gestiscono spazi aperti all'aperto. Al pubblico, ma fondamentalmente di realizzare nuove aree di accesso Wi-Fi gratuito mediante l'installazione di access point presso i comuni. Questo è, diciamo, il progetto su cui collaboriamo con ampio raggio. Questo progetto chiaramente favorisce l'iniziativa imprenditoriale, il turismo, la cultura, permettendo ai cittadini e ai turisti di poter navigare in internet tramite questa rete poi federata. Quest'anno, tra l'altro, con la pandemia abbiamo ampliato questo progetto anche verso gli ospedali, quindi abbiamo fatto una serie di interventi laddove e come possibile per infrastrutturare anche gli ospedali, abbiamo regalato anche dei tablet. Durante il 2020 su questo progetto abbiamo appunto attivato e avviato una serie di attività di comunicazione e sensibilizzazione verso i comuni. La partnership con ampio raggio è su questo trend e su questa si colloca in questa dimensione. Con ampio raggio abbiamo elaborato un programma congiunto di sensibilizzazione, informazione, animazione territoriale che ci porterà ad organizzare degli eventi sul territorio per stimolare appunto l'adozione e l'uso dei servizi di connessione del progetto Wi-Fi. Abbiamo individuato 100 comuni su cui intervenire. Io spero di avere l'occasione l'anno prossimo di venire qui e di parlare dei risultati raggiunti, perché poi il passo numero due su cui si sta muovendo molto anche Infratel è che, dato all'infrastruttura, bisogna pensare ai servizi. Quindi oggi pensiamo ancora all'infrastruttura laddove non è ancora arrivata, ma dobbiamo avere un occhio lungo verso i servizi. Vi ringrazio. Sì, grazie a lei Presidente e ci vedremo sicuramente a Pietrelcina dove approfondiremo questo tema e nei prossimi 3 mesi raggiungeremo questi 100 comuni. So che diversi sindaci ci stanno seguendo, quindi saranno sicuramente interessati da questo argomento. Passo a Gianmarco Verachi di Invitalia che sostituisce oggi Vincenzo Durante, che in realtà poi è molto collegato al progetto Infratel, perché l'idea di portare connessione per poter portare anche sviluppo economico fa parte un po' dell'idea nostra di ampio raggio di unire i punti. Gianmarco, a te la parola per parlare un attimo della tua esperienza con noi e di quello che andremo a fare. Beh, intanto ti ringrazio Peppe, ringrazio tutti voi, è sempre un momento interessante l'incontro con ampio raggio, una fondazione veramente capace di attivare relazioni molto interessanti, reti, network. Le vostre 3 parole chiave con cui siamo partiti, insieme, Italia e innovazione, raccolgono la sfida che ci aspetta, specialmente nel immaginare l'Italia post-Covid, no? Ne parliamo tanto, ma è veramente una sfida molto importante. La nostra struttura Invitalia, io lavoro nell'area incentivi innovazione, Invitalia tra le tante attività che svolge come agenzia di sviluppo del paese, gestisce tutti gli incentivi nazionali. A Pietrelcina siamo venuti a raccontare alla vostra rete sostanzialmente 3 incentivi che sono Smart Start Italia, destinato alle startup innovative, Cultura Clea, che è uno strumento
molto innovativo per fare impresa culturale. E poi resto al sud. Resto al sud, peraltro, è la misura di cui mi occupo personalmente, è la misura che gestisco. Una misura molto importante, con numeri veramente rilevanti, una misura massiva destinata alla microimpresa in tutti i settori, che ha avuto un grandissimo successo. Già il suo nome richiama lo scopo di questa misura, una misura che nasce per contribuire a drenare questa emorragia demografica terribile che attanaglia il paese, ma soprattutto le aree del sud e soprattutto le fasce più formate e giovani della popolazione. L'incrocio con Ampio Raggio è stato veramente prolifico fin dall'inizio. È nato un'empatia e una sinergia con gli attori, perché poi sono le persone che fanno le cose, ma anche con le idee. Il primo nostro affaccio quasi timido fu nel 2019, venimmo appunto io e Enzo soprattutto a scoprirvi, e poi siamo tornati sempre più entusiasti. Ormai siamo, oltre che supporter della fantastica manifestazione di Pietrelcina, che spero finalmente quest'anno di vivere in presenza vera. Anche l'altro anno siete riusciti con grandi sforzi a consentirci di incontrarci, non attraverso uno schermo, interessantissimo anche questo, però la presenza ha un suo valore. Ci saremo anche nel 2021 e potremo raccontare quello che è stato anticipato qualche intervento fa. Da qualche tempo Ampio Raggio fa parte della rete degli enti accreditati, che sono dei centri di competenza diffusi su tutto il territorio del sud, che hanno lo scopo di accompagnare gratuitamente i nuovi imprenditori a sviluppare il progetto di impresa. Noi siamo molto lieti che tra gli enti accreditati ci sia Ampio Raggio, perché ci aspettiamo da Ampio Raggio un gran lavoro soprattutto sui temi che abbiamo affrontato molto spesso, cioè le imprese. È bene che ovviamente nascano e si sviluppino, però hanno bisogno di un territorio fertile in cui operare. E Ampio Raggio lavora nel facilitare quello che è uno dei punti di forza del paese, che è il distretto. L'Italia ha sempre sfidato il mondo con i suoi distretti, no? E questa è la grande capacità italiana. Io vi voglio dire anche due numerini relativi a un dato che è locale. Ampio Raggio rimanda ovviamente a un raggio d'azione più vasto, però la nostra sola presenza a Pietrelcina ha raddoppiato le domande di impresa in quel territorio. Nell'area del Beneventano, Resto al Sud è una misura che oggi, per darvi qualche numero, ha già visto oltre 20.000 progetti presentati, e il piano di investimento al massimo arriva a 200.000 euro. 8.000 li abbiamo già approvati, abbiamo già mosso oltre 550 milioni di investimenti, iniziative anche molto interessanti. Parlavo di Benevento. Dal 2019, l'anno della nostra apparizione a Pietrelcina, senza voler entrare in competizione con l'apparizione, è un termine forse sbagliato. Comunque il nostro primo, diciamo, presenza a Pietrelcina, l'anno successivo la domanda si è incrementata del 61%. È un dato rilevantissimo. Non è probabilmente soltanto e unicamente l'evento di Pietrelcina che ha prodotto questo risultato, però è un indicatore interessante. Quindi io sono molto lieto che Ampio Raggio faccia parte della rete degli enti accreditati Resto al Sud. Questo ci consentirà di consolidare un'esperienza di lavoro comune che abbiamo avviato, come dicevo, da tempo. Sono particolarmente grato a Peppe e ai suoi collaboratori, perché l'incontro, io ripeto, credo molto, oltre che alle organizzazioni, all'incontro delle persone, al sentire comune indirizzato verso obiettivi condivisi. Attraverso l'organizzazione Ampio Raggio mi è capitato di incontrare molti interlocutori interessanti con cui sono sviluppati progetti trasversali. Quindi siete certamente volano di innovazione, ma anche di connessione di idee. Quindi io vi lascio augurandomi che questa, vi lascio e poi parteciperò evidentemente ai lavori fino al termine, completo il mio intervento. Peppe si è raccomandato di stare in tempi molto ristretti. Confido che il prossimo anno Pietrelcina sarà ancora più ricco degli anni che abbiamo già vissuto insieme, e speriamo davvero di viverlo con uno spirito nuovo di cui abbiamo tutti bisogno. Grazie ancora.
Grazie Gianmarco, sicuramente dopo ascolterai le nostre donne, perché c'è stata una serie di, casualmente, di quattro socie a ampio raggio che illustreranno proprio il progetto Pietralcina con molte novità. Tra l'altro con te ragioneremo anche per organizzare una giornata dedicata proprio al confronto con gli enti partner sul Resto al Sud, per cui da questo punto di vista diciamo ci incrociamo le dita perché a fine luglio per passare una bella settimana come l'abbiamo passata in passato, ma in maniera un po' più leggera e tranquilla. Grazie di nuovo Gianmarco, e adesso do la parola a Guglielmo De Gennaro, responsabile area innovazione di Agid, che ci racconterà di un'esperienza che ha visto Pietralcina fare un salto in avanti. A te la parola, Guglielmo, so che ci sei. Ci sono, mi sentite? Eccoli qua, benvenuto. Ciao Giuseppe, grazie dell'invito, lo sai che mi fa sempre piacere partecipare a quanto organizza Ampio Raggio. Del resto ormai sono 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, che collaboriamo reciprocamente, perché poi le dinamiche ci portano a convergere sulle stesse attività, perché noi in ambito pubblico cerchiamo come Agid di facilitare l'open innovation nel procurement, nel procurement pubblico, e allo stesso tempo ci avvantaggiamo di quello che voi fate sui territori. Non per niente, prima parlavi di quello che si potrà fare assieme anche a Pietralcina, a Jetsin, anticipando quello che infatti avevo in mente di dire, Pietralcina, grazie anche alla vostra intermediazione, è entrata a far parte di un nostro programma, il programma Smarter Italy, che è finanziato da Mise, MUR e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che è un programma appunto di appalti di innovazione che vuole trasformare i territori, e non soltanto guardando alle grandi città come Catania, Milano, Roma, che sono comunque presenti nel nostro programma, ma anche i piccoli centri come appunto Pietralcina, piuttosto che Pantelleria o Bardonecchia e via dicendo. Del resto ieri guardavo un tuo post su LinkedIn che riportava un articolo di Forbes, e quindi adesso anche all'estero si parla di questa iniziativa e di Pietralcina che fa parte dei borghi del futuro, perché questo è il nome che è stato dato al cluster. E parleremo di questo anche a Jetsin, perché la speranza è che quest'anno, Covid permettendo, ci si possa incontrare appunto di persona, si possa fare un tavolo di lavoro, anche perché questo programma che vede protagonista appunto Pietralcina e con voi che la supportate, che avete fatto tanto già per creare un hub di innovazione in questo posto, in realtà vuole essere un programma che guarda ben oltre, è un programma che vuole innovare tutto il sistema paese, e quindi ha come Pietralcina, come gli altri comuni interessati, come piloti per poi riuscire a estendere innovazione che non è solo tecnologica, è innovazione sociale, è innovazione di sistema, e di conseguenza, ribadisco, si trova perfettamente con quelli che sono i principi che voi diffondete abbondantemente e con tutti i progetti poi di cui stiamo parlando questa sera, perché c'è la convergenza di tutti gli sforzi che sia lato pubblico che lato privato si stanno mettendo in campo, proprio perché poi l'unione fa la forza, dicendo banalità, ma è così, si può ottimizzare quello che si riesce a fare solo quando lo si fa assieme, oggettivamente. E niente di più, mi tengo stretto perché non voglio rubare poi tempo a chi ha nel dettaglio cose più importanti da dire anche per l'organizzazione di questo evento, del programma di Ampio Raggio, che ribadisco, vedrà Agid come sempre al proprio fianco, perché già nei precedenti anni abbiamo sponsorizzato l'evento, sicuramente sarà lo stesso anche quest'anno e saremo presenti. Basta che non mi fai capitare la giornata più calda dell'anno come l'anno scorso, faremo il possibile per farci pure la camminata social post evento. Grazie infinite. Grazie Guglielmo. Sul meteo non garantisco. Allora, e a questo punto, visto che Pietralcina l'abbiamo nominata più volte, dovrebbe esserci con noi la rappresentanza di Pietralcina, in particolare il vice sindaco Salvatore Mazzone e il direttore artistico del Festival Jazz Sotto le Stelle Giovanni Russo. Quindi darei la parola immediatamente a Salvatore Mazzone
per un suo saluto e anche con qualche novità da annunciarci. Salvatore, a te la parola. Buonasera a tutti. Finalmente sì, siamo giunti al lancio della quinta edizione di Jazzina. E ovviamente non vi nascondo che la cosa non può che renderci orgogliosi. Non può che renderci orgogliosi perché 4 anni e mezzo fa, quando ci siamo incontrati con Giuseppe, le idee, i programmi erano tutt'altro. Ma io non voglio fermarmi ovviamente sulla genesi di quello che è stato, lo abbiamo fatto già in altre circostanze, e solo per sottolineare quanto sia importante la condivisione, il saper raccontare del proprio territorio, il saper raccontare un'idea di sviluppo, la propria strategia, il saper confrontarsi, lo scambio di idee e di opinioni costanti. Ed è proprio da lì che è nato tutto questo, e la fondazione Abbio Raggio nella persona di Giuseppe De Nicola ha dato vita a questo format, che poi è stato anche esportato, mutuato, pubblicato in tante altre occasioni. Ovviamente il mio intervento è più di saluto all'iniziativa, a tutti i relatori, a tutti gli intervenuti e soprattutto a chi ci sta seguendo. Però sì, come diceva Giuseppe, voglio necessariamente fare delle considerazioni di quello che è stato e di quello che sarà. Innanzitutto voglio dire che ci teniamo molto quest'anno a realizzare Jazzin, e si realizzerà rispettando, come la scorsa volta, ovviamente tutte le disposizioni che saranno previste durante quel periodo, tutte le prescrizioni al riguardo. E lo vogliamo fare perché, come la scorsa volta, vogliamo che parta da qui un messaggio di speranza, di cambiamento. Vogliamo che si dia concretezza qui, che è un borgo del sud Italia, ma che si trova addirittura nelle aree interne, quindi appartiene di precisione a un territorio che già di per sé endemicamente soffre più degli altri i problemi connessi allo sviluppo, i problemi connessi al mondo del lavoro e dell'occupazione in genere. E allora tutto questo perché vogliamo, al quantomeno tenteremo di dare nuova energia, di analizzare, perché no, nuovi modelli di lavoro, nuovi modelli valoriali che pongano sempre più le persone al centro e le loro competenze, e soprattutto per infondere fiducia, serenità e coraggio per tutte le sfide che la quotidianità ci porrà dinanzi, in particolare a una parte del mondo imprenditoriale che è stata gravemente danneggiata da questa pandemia e ancora di più forse nel post pandemia. Ovviamente saranno giornate, come sempre, grandi giornate di contaminazioni culturali reciproche, come diceva prima Giuseppe, tra tempi e mondi diversi, condivisioni di idee, ma soprattutto tutto avverrà, i dialoghi continui e costanti avverranno nell'informalità. E nell'informalità anche qui avremo qualche novità, perché questo è stato sempre il nostro punto chiave, voler abbattere quel muro della formalità, quel muro spesse volte intriso, pregnante, oserei dire, pregnante di retorica, di accademia, che non dà valore aggiunto. E quindi abbiamo sempre puntato sul tessere, sul stimolare le relazioni umane, che poi a loro volta vanno a generare ricadute economiche importanti per un territorio. La novità, oltre al coinvolgimento, appunto di tutto l'associazionismo locale, stiamo tentando tenteremo di accendere i riflettori sulle tradizioni del posto, e quindi come sempre poi verranno trattate tematiche di ineccepibile qualità. Avremo l'onore ovviamente di ospitare i rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, della startup, delle università, degli enti del terzo settore, ma anche e soprattutto gli amministratori pubblici, perché ricordo, parlo ovviamente in qualità di amministratore di un ente territoriale, è anche l'occasione per porre in essere un qualcosa che considero fondamentale nell'azione, soprattutto in questa fase storica, che è lo scambio di buone pratiche. Quindi Pietrelcina sarà nuovamente, Pietrelcina e tutto il territorio, un luogo di dibattito, di opportunità, di confronto continuo e costante. E la sera ovviamente ci saranno anche gli eventi jazz, poi sicuramente il nostro direttore artistico, il dottor Giovanni Russo, dopo di me spiegherà e presenterà nel dettaglio. E insomma, come per quel che concerne invece le ricadute, prima ascoltavo un po' all'inizio le tante ricadute che ci sono state in questi anni. Per quanto riguarda specificatamente Pietrelcina, siamo orgogliosi che Fossa S.p.A. ha deciso di aprire da quest'anno una propria sede a Pietrelcina. Ovviamente farà da centro di ricerca, di sviluppo, di formazione
e forse anche progetti, probabilmente progetti integrati con l'altra società che si occupa appunto di formazione, che è già all'interno della struttura. Abbiamo avviato in questi anni anche tante collaborazioni con più startup che abbiamo conosciuto a Gezzina. Purtroppo con qualcuno qualche progetto ha subito un rallentamento a causa delle dinamiche della pandemia, che inevitabilmente e legittimamente e giustamente sottraggono tanto tempo, risorse ed energie a chi amministra anche le piccole comunità. E la grande sfida, la grandissima sfida del progetto Smarter Italy, insieme ad Ampio Raggio, che affronteremo, dove Pietrelcina ha l'onore di essere tra i 12 borghi che saranno i laboratori del futuro con il sistema degli appalti innovativi, e dovremo essere bravi a incidere in queste quattro aree, a incidere poi sulla qualità, realmente sulla qualità della vita dei cittadini. Ed ancora noi stiamo discutendo, stiamo affinando la cosa, di creare sinergie proprio con la Fondazione Ampio Raggio, anche per quanto riguarda il segmento culturale a Pietrelcina, che è in gran fermento, ma anche partendo dal distretto turistico. Il distretto turistico, come ben sapete, stiamo cercando di creare un distretto turistico ad hoc che si pone nella nuova programmazione, visto il nuovo regolamento del Fondo di coesione ESR 2021-2027, nella nuova programmazione europea come ente intermedio, e quindi si avrà la necessità di dover riuscire a imbastire dei partenariati pubblico-privati per generare poi investimenti sul territorio. Ed ancora, come dicevo Salvatore, prima... Salvatore, se vai a concludere, perché sì, stiamo un po'... Grazie. Sì. La collaborazione con ArtSoul, che è un altro progetto di arte contemporanea, ma tutto questo io lo voglio dire e mi avvio alla conclusione. Tutto questo ovviamente è perché con la Fondazione Ampio Raggio, non solo nella persona di Giuseppe, Massimo Filippi, di Filippo, non solo c'è la stima reciproca, ma soprattutto c'è la condivisione di un'idea di sviluppo generale che vuole questo luogo quale centro dell'ecumenismo, non solo dal punto di vista del dialogo interreligioso, ma centro ecumenico in tutti i settori, quello dell'arte, quello della cultura e dell'innovazione appunto, centro che per sua naturale propensione è finalizzato all'incontro e al confronto. Poi ci saranno sicuramente altre occasioni per invitarvi a Pietrelcina per descrivervi quello che avverrà dettagliatamente. Io vi lascio e vi ringrazio per l'ascolto. Buon lavoro a tutti. Grazie a te, Salvatore. Invito chiaramente a un breve intervento Giovanni Russo per dirci qualche cosa su Jazzin, sul Festival Jazz di quest'anno. A te la parola, Giovanni. Molto rapido per restare nei tempi. Sì, buonasera a tutti, sono davvero contento di rivedere, seppur attraverso uno schermo, tanti amici che stimo moltissimo e che sicuramente avrò l'opportunità di rincontrare a Pietrelcina alla fine di luglio. Dunque, quest'anno dal 26 al 31 luglio, in parallelo a Jazzin, si svolgerà il Festival Jazz sotto le stelle, che è nato nel 2005, quindi quest'anno è alla 16ª edizione, ma che dal 2017 ha iniziato questo connubio con Jazzin. E ho avuto modo già in passato di precisare diciamo il perché jazz e innovazione diciamo, è un connubio del tutto naturale. Mi piace intanto citare due frasi che non sono mie. Una è di Wynton Marsalis, che conoscerete, è uno degli artisti afroamericani di punta da diversi anni a questa parte, il quale dice: il jazz è l'arte del timing. Ti insegna quando, il quando, ti insegna quando cominciare, quando attendere, quando farti avanti, quando prendere il proprio tempo. E tutto questo, per chi fa impresa, per chi fa innovazione, è fondamentale. E un'altra frase è dell'UNESCO. Voi sapete che il 30 aprile di ogni anno si festeggia la giornata internazionale del jazz. L'UNESCO definisce il jazz che è un'arte che mette in contatto e fa dialogare le culture. Ecco, direi che già da queste due frasi si capisce benissimo, ma potremmo andare avanti all'infinito, che tra jazz e innovazione ci sono dei legami strettissimi. D'altronde è una musica che
ha fatto dell'innovazione la sua ragione d'essere. Senza l'innovazione il jazz sarebbe quasi certamente morto, o quantomeno arrivato su un binario morto, diciamo, come più o meno è accaduto per la musica cosiddetta culta. Al di là di questo, l'edizione di quest'anno, che è appunto la numero 16, si svolgerà, no, dal 26 al 31 luglio, ed è, diciamo, ogni anno è stata un'edizione tematica. Quella di quest'anno è denominata Suoni in Movimento, che in un momento come questo, invece di assoluta diciamo fermo e di assoluta staticità, può sembrare un po' un ossimoro, ma in realtà Suoni in Movimento perché il movimento evidenzia lo scambio di idee e di esperienze che appunto attraverso il viaggio è importante per l'evoluzione di un artista. Ma sapete che il mondo dell'arte è stato uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. E oggi è praticamente tutto fermo, gli artisti però stanno comunque muovendosi a livello mentale, evidentemente, e quindi si faranno trovare pronti quando sarà il momento di poter tornare alla dimensione live. Questo vale per la musica, per il teatro, e per l'opera, eccetera. E, è chiaro che adesso i management degli artisti sono un attimino fermi, ci sono molte idee a riguardo. A breve incominceremo un attimino a confrontarci con i management. Quello che posso dirvi è che la qualità delle proposte sarà, come al solito, di altissimo livello. Basta pensare un attimino agli artisti che negli anni si sono succeduti sul palcoscenico di Pietrelcina, da Stefano Bollani a Tacca e Patti, Stefano Di Battista, Gigi Telesfori, Fancoff, Enrico Rava, Paolo Fres, Uri Kane, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, potremmo andare avanti, Enrico Pierannunzi, potremmo andare avanti all'infinito. Quindi è chiaro che se questi sono stati i precedenti, l'edizione di quest'anno sarà di livello analogo. Penso di essere stato... Grazie. Grazie Giovanni, ringrazio anche di nuovo Salvatore per la disponibilità e per la collaborazione che stiamo portando avanti dal 2017, che veramente ha prodotto risultati inimmaginabili. No, non ci, quando abbiamo cominciato non ce l'immaginavamo, e quest'anno addirittura abbiamo qualche sorpresa pure da aggiungere. Allora, adesso do la parola a Flavia, che, come dire, introduce una piccola sorpresa fuori programma, per poi tornare nel programma con Miriam, Rosaria, Giulia e Emanuela. Per tutto. A te la parola, Flavia. Grazie mille. Chiedo a chi guida le videocamere di far inserire, perché adesso sono nell'altro gruppo, Sila Mocchi, che presento volentieri, oltre a essere una grande manager di Poste Italiane, è l'inventrice di Inclusione Donna, che è un gruppo di donne che ha... Flavia, scusami, se vuoi spiegare a tutti chi stiamo presentando, che cos'è questo focus group? Hai ragione. Giusto, quel che faremo che cos'è? Sono 10 persone che insieme metteranno, ci daranno le loro idee su che cosa hanno sentito finora, se gli è piaciuto, che cosa ci consigliano di fare per farlo di più e meglio, se vogliono venire a giocare con noi, a lavorare con noi perché il filone gli assomiglia, e se hanno dei suggerimenti sono stra benvenuti. Quindi la parola sì, la vedo che... Ci sono già le sue slide, prego. Non so se però nel frattempo è attivata la sua, il suo audio. Eccomi. Eccoti qua. Benvenuta, Sila, grazie. grazie Flavia. Flavia è una carissima amica e ringrazio veramente per questo invito. Vi ruberò un solo minuto e quindi sarò rapidissima. Che cos'è inclusione donna? Allora, voi avete parlato di innovazione, no? Innovazione vuol dire, non vuol dire digitale, vuol dire innovazione, innovazione di processo, innovazione di tutto quello che è il nostro modo di vivere, di lavorare, di vivere tutto il giorno, tutti i giorni.
Che cos'è Inclusione Donna? Ha questo come obiettivo, quello di innovare. È una grande rete di associazioni femminili, sono tutte queste qua. Flavia è quella che si è inventata Wister, che è in alto al centro. E sono 65 associazioni che hanno deciso di perseguire due obiettivi comuni, che sono quelli dell'occupazione e della rappresentanza femminile. Stiamo diventando sempre di più un interlocutore importante per le istituzioni, e visto che il minuto a mia disposizione è quasi finito, vi do due pillole che sono le pillole dell'innovazione che abbiamo avviato. Un grande progetto che stiamo portando avanti con il Dipartimento delle Pari Opportunità all'interno del Ministero insieme alla Ministra, che è un grande progetto tecnologico di business intelligence che integri tutti i dati sulle pari opportunità che in questo momento sono disparsi in tutti i database delle istituzioni e delle aziende private, per fare in modo che qualunque misura debba essere definita per la parità di genere possa avere uno strumento oggettivo a supporto per le decisioni. E poi la seconda pillola, una roba che sta nascendo proprio in queste ore, una grande innovazione di processo, che è quella di prevedere insieme a UNI, che è l'ente di unificazione nazionale, una certificazione di genere, una sorta di bollino rosa per le imprese, che possa riconoscere alle imprese virtuose che seguono politiche di genere premialità negli appalti pubblici e premialità fiscali quando devono andare a pagare le tasse. Grazie Flavia. Grazie a te, grazie davvero, ti aspettiamo a Pietrelcina. Agostino Santoni, Sisco, anche lui un grande manager, sono due facce diverse, come dicevo prima, del nostro prisma, quindi vi prego di, per favore, di attivare Agostino. Eccomi. Voilà, benvenuto, dici tutto. Ma allora, innanzitutto, Flavia, grazie mille per la straordinaria opportunità e, come ti dicevo, ho trovato grande affinità sia personale che a livello di azienda nelle bellissime progettualità che ho sentito in questa sessione insieme. A me piace sempre dire che io mi occupo di digitale da sempre e mi piace sempre dire che la nostra ambizione è quella di alimentare un futuro inclusivo per tutti. Quindi questa idea che il digitale non deve dividere ma deve includere è, come si può dire, il mio tatuaggio ed è parte della nostra cultura. Ecco perché sei qui, no? Se no non ti invitavo mica. E quindi quando mi hai chiesto di dire dei suggerimenti, oggettivamente faccio un po' fatica. Invece mi viene dire che continuate e molto volentieri daremo il nostro contributo a essere inclusivi, perché penso che è un po' la parola chiave che mi sento di dire, che ho sentito maggiormente nel corso di tutti gli interventi. Noi ci stiamo impegnando tantissimo e abbiamo questa nostra attività delle Academy e devo dire che anche nel mio ruolo di amministratore delegato i progetti più belli che io ho fatto non sono di business, ma sono quelli dove abbiamo dato la possibilità di dare una seconda chance alle persone. E quindi i progetti più belli sono nel carcere femminile maschile Bollate, nel carcere a Secondigliano, con Comunità Sant'Egidio abbiamo questa immagine di queste persone che gli abbiamo dato prima una casa e che adesso sono nelle nostre Academy e alcune di loro, ce ne sono due che forse riusciamo a dargli anche un lavoro. Ecco, a parte non è uno spottone pubblicitario, ma è, come dire, questa idea di dare l'esempio per contribuire a questa idea che il digitale deve creare opportunità, ma deve comunque portarsi dietro tutti. E quindi questo è il mio minuto e grazie ancora Flavia e complimenti grazie per lo straordinario attività che fate, sono veramente piacevolmente sorpreso, grazie. Anche a te, ti aspettiamo laggiù l'ultima settimana di luglio. Stravolentieri, grazie. Buon lavoro a tutte. Grazie mille, grazie. Salvatore Marras di Formez, e quindi un'altra faccia, un altro appunto, un altro modo di vedere l'innovazione. Spero ci sia. E se no, Elena Marchetto, ditemi voi. Salvatore, io non lo vedo.
Diciamo, no. Comunque dopo Salvatore, dopo Elena, interrompiamo, torniamo al dibattito e gli ultimi, diciamo, del mio focus group saranno dopo. Elena è attivata. Allora, facciamo Elena e poi vediamo Salvatore, d'accordo? Elena Marchetto, Fastweb, un'altra impresa, allora vai. Sì, intanto grazie veramente di avermi invitato in questo momento nel quale, come dicevano un po' tutte quelle persone che mi hanno preceduto, mi sento particolarmente in sintonia per i temi trattati e per i valori di cui state parlando. Sono dei temi e dei valori che condivido io personalmente e ovviamente anche l'azienda in cui lavoro. Io rappresento Fastweb e sicuramente la nostra disponibilità, tutto quello che è innovazione, tutto quello che è anche responsabilità sociale, si cala in tutto quello che avete detto voi in quest'ora. Uno dei passaggi, o comunque i passaggi più importanti, secondo me, è il fatto che l'innovazione non è soltanto digitale, ma è anche culturale. Questo è un passaggio fondamentale, perché Fastweb, diciamo che ha nel suo DNA sicuramente l'obiettivo, quello di realizzare di reti di nuova generazione, di qualunque genere esso sia. Però uno dei pilastri dei nostri progetti lanciati nella fine dell'anno scorso per andare incontro alla Next Generation 2025 è proprio quella della responsabilità sociale. Quindi abbiamo un'academy fatta insieme con Cariplo Factory che crea dei corsi per sviluppare le nuove professioni digitali e per poter in qualche modo accelerare l'incontro dei giovani rispetto al mondo del lavoro. Quindi un po' tutto quello che avete detto si cala sicuramente nella realtà delle nostre esperienze, di quello che stiamo facendo, e siamo sicuramente molto felici di poter collaborare insieme con voi mettendo a disposizione le nostre competenze e le nostre abilità. Grazie, grazie veramente. Grazie a te Elena, grazie davvero anche per la velocità. Salvatore, ora dovrebbe esserci, prima era scollegata la connessione, va abilitata il suo microfono e la sua videocamera, però è nei membri degli speakers. Salvatore? Toto, perché Salvatore non lo posso chiamare, si chiama Toto, ma non riusciamo a vederti ancora, mannaggia. Allora, passiamo all'ultimo, Roberto Reale, allora, e poi torniamo al nuovo. Roberto Reale, se potete farlo entrare, facciamo Roberto e poi dopo gli altri nell'ultimo giro di panel, sperando nel frattempo di riuscire ad abilitare Salvatore. Roberto è a posto. Vai Roberto, a te. Roberto Reale, presidente. Sono, ecco, grazie. Grazie Flavio, grazie a tutti, buonasera, grazie naturalmente alla Fondazione Ampio Raggio e all'ottimo amico Giuseppe De Nicola, insomma, che è il padre del progetto e che la sta guidando secondo me in modo eccellente. Cosa dico? Io sono qui come presidente dell'Associazione Utopia, di cui peraltro Flavio Marzano è vicepresidente. Cosa facciamo con Utopia? Promuoviamo l'innovazione. Promuoviamo l'innovazione naturalmente nelle sue due declinazioni di digitale e di sostenibilità, e chiaramente stiamo anche cercando di mettere questi due temi insieme, di farli convergere, ed è ovvio che qual è il luogo migliore in cui far questo, secondo me il Mezzogiorno. Rapidissimamente, una cosa concreta che abbiamo fatto, chiedere al governo nei giorni scorsi di riattivare la cabina di regia per i poli europei sull'innovazione digitale, che era stata che si era riunita l'ultima volta prima della caduta del governo Conte 2 e che si era purtroppo fermata. In questo momento non possiamo permetterci che si fermi quella cabina di regia, perché i lavori diciamo, di quell'organo sono essenziali per dar corso alle proposte sui poli appunto europei di innovazione digitale che sono state avanzate dal nostro sud e che oggi sono sui tavoli della Commissione. Bene, grazie, spero di essere stato nei tempi. Grazie anche della velocità. Ripasso la parola a Peppe e torniamo dopo con gli ultimi panelist del Focus Group. Grazie mille. Allora, grazie Flavia. Allora, JetSim 2021, che cos'è e che cosa faremo? La prima persona è Flavia, è Miriam Gian Giacomo, che con me 4 anni fa lo inventammo letteralmente.
Quindi Miriam, racconta un attimo Jetsin. Sì, molto, molto, molto velocemente. Devo dire che sono abbastanza emozionata di vedere appunto quanto è andato lontano quella cosa che ci siamo inventati per dare, insomma, un po' di sostegno, diciamo, al Festival Jazz che ci piaceva tanto. E quindi, diciamo, questo è inutile spendere altre parole sul connubio jazz innovazione, che mi sembra ormai sia chiarissimo a tutti. Io vi presento soltanto come si svolgeranno i tavoli di lavoro, e adesso provo a condividere il mio schermo anch'io, un paio di slide, eccole qui, ok, ce la posso fare. Dunque, come sarà il tavoli di lavoro? Qual è il format che ci portiamo dall'inizio, che probabilmente è stato uno dei fattori di successo di Jetsin? È il fatto che, come è già stato detto, il clima è molto informale, il modello è molto partecipativo, e se posso dire, il principale valore aggiunto di come sono organizzate le attività di lavoro, in particolare le sessioni, diciamo, dei tavoli, è proprio il fatto che consente di mettere intorno a un'esigenza di innovazione degli interlocutori molto diversi. Spesso gli interlocutori che chi ha l'esigenza non porterebbe, non interpellerebbe, quindi diciamo che c'è sicuramente un effetto contaminazione, come diceva prima Flavia, e lo sviluppo di un'intelligenza collettiva, peraltro con una modalità con grandissima velocità nella ricerca di soluzioni. Quindi, come saranno i diversi tavoli Covid permettendo? Ci sarà un case giver, ci sarà una facilitatrice, facilitatore a ampio raggio che aiuterà a gestire il tavolo, e 6-8 partecipanti in dipendenza da come ci troveremo poi con le misure di sicurezza sanitarie. I tavoli dureranno un'ora e mezza ciascuno, e avremo due turni dello stesso tavolo, cambieranno i partecipanti. Quindi il nostro case giver si troverà ad aver avuto idee e aver partecipato a co-generare idee con 16 persone. La modalità di lavoro l'abbiamo detta, il focus è veramente sulla co-costruzione, quindi non è soltanto la logica del vengo e porto la mia proposta come in una situazione di networking alle quali siamo abituati, ma piuttosto vengo e porto il mio ingrediente per fare un progetto che non c'è. Come ci prepariamo a questi tavoli? Ci prepariamo, diciamo, chiamando tutti quelli che hanno un desiderio di portare una loro esigenza di innovazione sociale o tecnologica, che siano imprese, amministrazioni locali, altre pubbliche amministrazioni, attori sociali di vario tipo, che si potranno proporre la loro candidatura ad essere case giver attraverso il sito della fondazione. Oggi ci sono i moduli ancora per qualche giorno, l'indicazione per i moduli del 2020, ma di fatto stiamo parlando già dei moduli del 2021. I soci di ampio raggio possono candidarsi a fare facilitatrici o facilitatori dei tavoli, che è comunque un'esperienza molto, molto interessante, di grande vivacità e apprendimento, quindi invito tutti a farsi avanti, e anche questo si può fare attraverso il sito. C'è uno specifico application form in cui vengono chieste una serie di informazioni, e credo che faremo, insomma, in qualche modo una sessione di condivisione di alcune, come dire, alcuni trucchi del bravo facilitatore, ecco, alcuni trucchi del mestiere.
I partecipanti possono fare due cose, possono prenotarsi ai tavoli ai quali desiderano partecipare, pensando che appunto lì possono portare il loro ingrediente per fare la torta, e i tavoli saranno quindi d'abbinamento, diciamo, partecipanti caseiver, sarà possibile in una data abbastanza ravvicinata, ma sicuramente anticipata rispetto all'inizio della nostra avventura di Pietralcina di quest'anno, ma possono anche arrivare e aggregarsi, come dire, un po' a caso ai tavoli che hanno posti liberi. Sono due modalità entrambe molto, molto generative. La prima è porta un po' più di intenzione, la seconda invece magari attiva delle sincronicità. Io di fatto le informazioni sono sempre qui, ormai l'avrete mandato a memoria, penso di aver più o meno finito. Peppe ha detto all'inizio che ci sarà da adesso in poi, diciamo, ci saranno molte occasioni di approfondimento dei temi, dell'organizzazione, eccetera, quindi solo così farvi venire un po' di voglia. Grazie. Grazie Miriam. E la parola a Emanuela Negro Ferrero, che gestisce la piattaforma Innamorati della Cultura, e noi sostanzialmente siamo anche orgogliosi di finanziare tutto questo con risorse private. Abbiamo già da diversi anni avviato programmi di finanziamento con piattaforme di crowdfunding, per cui è un evento che in qualche modo si alimenta in questo modo. Manuela, a te la parola. Manuela? Se non c'è Manuela, se magari... No, non c'è Manuela tra i collegati. Allora la parola a Rosaria Chechile, poi magari faccio io un intervento sulla campagna di crowdfunding, con la prima esperienza che in qualche modo possiamo già mettere in programma per quest'anno. Rosaria, a te la parola. Condivido lo schermo. Io adesso vi parlerò velocemente in 4 minuti di come Jetsin, e quindi l'effetto farfalla di cui stiamo parlando, ha investito anche il G20. Vi parlo quindi del progetto W20 at Jetsin. E voglio approfittare per ringraziare la chairwoman di W20 di quest'anno, che è Linda Laura Sabbadini, che so essere presente e che dopo ci farà anche un suo intervento. Che cos'è il W20? Il W20 è un progetto nato nel 2015 nell'ambito del G20, con l'obiettivo di influenzare le decisioni prese dai leader del G20 sulle tematiche femminili. Quest'anno gli obiettivi del communiqué 2021, quindi, sono i seguenti: donne e lavoro, imprese e finanza, digitale, cambio culturale e stereotipi, violenza contro le donne e sostenibilità ambientale. Come Jetsin, e quindi Ampio Raggio, si andrà a inserire in questo discorso? Grazie al patrocinio che W20 ci ha concesso, Jetsin diventa una delle tappe della roadmap verso il G20 Summit di ottobre, e si terrà il 28 luglio appunto nell'ambito della rassegna del Jetsin. Come abbiamo immaginato questa giornata dedicata al W20? Abbiamo individuato una keyword che è quella che sta, gender mainstreaming, che è la parola, o comunque il termine
che deve diventare in qualche modo un termine, il termine più utilizzato quando si parla di gender equity. Gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli di partire dalla disuguaglianza di genere per creare valore e per ottenere un reale gender equity. Per cui abbiamo proposto la giornata W20 at JetSyn. Come sarà composta questa giornata? Sarà divisa in tre sezioni in pratica. Al mattino ci saranno tavoli tematici collegati appunto ai temi del communiqué. Quindi avremo un tavolo su imprese e finanza, un tavolo per il digitale e l'intelligenza artificiale, un tavolo sulla sostenibilità ambientale, il riequilibrio territoriale, lo smart village, la violenza, il welfare innovativo, il tutto declinato chiaramente al femminile. Nel pomeriggio poi avremo un convegno dedicato all'empowerment femminile quale leva per lo sviluppo dei paesi, e la sera ci sarà la serata jazz come tutte le sere dedicate al nostro JetSyn. Questo è il progetto. Grazie mille. Grazie Rosaria. E adesso, che cosa faremo di nuovo quest'anno a JetSyn? Da JetSyn a JetOut. A te la parola, Giulia, raccontalo tu. Grazie per avermi fatto intervenire a quest'ora, che sono tutti stanchi, morti e ci hanno voglia solo di andare a fare un grandissimo aperitivo. Ringrazio le persone che mi hanno preceduto, è stato veramente molto interessante. Vi racconto che cos'è JetOut, se riesco a condividere vi faccio vedere anche le mie fantastiche slide. E JetOut è l'evento diffuso. Abbiamo immaginato con Peppe di portare la magia di Pietrelcina e del JetOut ai ragazzi, ai giovani, giovanissimi, e quindi una manifestazione online, chiaramente in tema con quello che stiamo attraversando in questo periodo. Incontriamo i giovani dove sono di solito, alle Coding Challenge, Business Game, Hackathon, concorsi musicali, una o due giorni dedicata ai giovani, alla musica, perché il fulcro di queste manifestazioni sarà avvicinare i giovani con le loro competenze al mondo dell'impresa musicale, con delle opportunità come Career Day, come sfide e challenge che possano far emergere le loro competenze. Andremo a delineare, no? Io mi definisco un HR designer proprio perché in questo momento c'è bisogno di darci dei nuovi codici, dei nuovi significati. Andiamo a capire quali sono le competenze che l'industria musicale in questo momento di cui ha bisogno. E chiaramente avvicinando i ragazzi al mondo di ampio raggio, che è molto più ampio, no? E quindi a temi come la sostenibilità, l'imprenditoria. E il target che abbiamo identificato è proprio dai 16 ai 26 anni, e di solito il target che io amo di più, da cui vengono le più grandi idee e magie e le più importanti contaminazioni. In realtà sono loro che ci daranno delle risposte rispetto alla musica, che cosa pensano della musica, come la interpretano, che cosa rappresenta per loro, quali opportunità vorrebbero che la musica gli offrisse. Quindi JetOut vuole essere una manifestazione online, quindi in piattaforma, ma la cosa più bella è che in realtà collegherà, proprio come un triangolo, no? Lo strumento musicale, Pietrelcina, Bovino e Campo di Pietra, perché creeremo degli eventi live e una control room in loco, e quindi in realtà questi tre borghi saranno collegati e faranno da culla, diciamo, fisica a questo evento online. Il JetOut è un po' una risposta, come dire, anche nuova per far rientrare i giovani all'interno del contesto di ampio raggio, che è una cosa che ci piace molto, e per avvicinare il mondo dell'impresa musicale alle competenze che, come tutti immaginiamo, saranno
sicuramente rispetto a attrazione digitale. E quindi opportunità, cicli di webinar sulle skill più ricercate dell'industria musicale, dream job, career day, settore musica, sfide, e faremo emergere per l'appunto le loro competenze. Abbiamo chiaramente una timeline che abbiamo individuato, e quello che vi chiedo è come dire, darci anche un contributo rispetto a quelli che possono essere secondo voi i contenuti più interessanti, e costruiamo insieme questo Jazz Out. Quest'anno vediamo anche un aspetto nuovo, no? Tentiamo di portare la magia di Pietrelcina e di Jazz In in piattaforma, e questa secondo me, Peppe De Nicola, è la più grande sfida, no? Che Peppe ha raccolto in generale e che Ampio Raggio ha raccolto in generale. Vediamo se riusciamo a coinvolgere anche i giovanissimi, e spero di non aver rubato tanto tempo. Io vi ridò lo schermo. Grazie Giulia. E ci tengo a sottolineare che Bovino e Campo di Pietra, Bovino è uno dei borghi più belli d'Italia, in Puglia, nella Daunia pugliese. Campo di Pietra è un molisano, capofila del contratto istituzionale di sviluppo dei tratturi di Invitalia. Con questi due comuni e Pietrelcina, lo scorso anno, in collaborazione con Filomena Palumbo e con Fabrizio Luciani, a Bovino abbiamo immaginato il progetto Smart and Slow, che Massimo Di Filippo ha anticipato. Quindi con l'obiettivo di Jazz Out è quello di avviare questo evento diffuso che potrebbe far partire un percorso molto più ambizioso anche, per cui la sfida è quella. Allora, dovrebbe esserci il rettore dell'Università del Sannio in collegamento, però so che era impegnato dal prefetto. Sono qua. Beh. Ah, ci sei, perfetto, eccoti qua. Okay. Eccomi. Mi sono seguito. Gerardo, scusami. Che devo essere in silenzio a guardarvi. Allora, se ci concedi giusto 5 minuti, facciamo finire il focus group e poi tu tiri le conclusioni. Va bene, sono perfetto. Qua. Flavia, allora a te di nuovo la parola con i tuoi ospiti. Perfetto, quindi Salvatore Marras adesso c'è, lo vedo, quindi se si ricollega, accende videocamera, eccolo che arriva. A te, Toto Formez. Ma, intanto buonasera a tutti. Non è che ho molto da dire, a parte il fatto che appunto per eccesso di privacy non riuscivo a collegarmi. Avevo bloccato Zoom nella configurazione della privacy del telefono. Questo incontro mi ha sorpreso, devo dire che mi ha sorpreso piacevolmente, nel senso che all'inizio, come un po' tutte le cose nelle quali a fine serata uno viene invitato, c'è un po' di diffidenza, c'è anche stanchezza, ve lo confesso, però questa così, stanchezza e diffidenza è stata rapidamente conquistata dalla curiosità e l'interesse di sentire tutte le cose che fate, perché veramente fate tante cose. Addirittura mi chiedo, ma come fate? Cioè, come riuscite a fare questo come un'attività di volontariato? Ecco, mi sorprende positivamente questo lavoro, e veramente vi dico bravi. E grazie per l'invito. E ci sarai, quindi a sto punto vieni anche tu a Pietrelcina, tanto il jazz ti piace, l'innovazione anche. Il jazz mi piace, ma infatti Berchidda per me è una delle tappe obbligatorie, anzi bisogna portare qualcosa anche a Berchidda, cioè Paolo Freitas. Sarà nel Jazz House, perché no? Lì il Festival Jazz. Anzi, devo dire che hanno iniziato anche a fare un po' di cose diverse dal jazz, quindi pensare anche un po' ai temi proprio del recupero del territorio, di come far sviluppare, perché poi alla fine il Time in Jazz di Berchidda è la più grossa operazione economica che è stata fatta in quella zona. Ottimo, grazie davvero. Grazie a voi. Io vi chiedo di attivare, se già non ci sono, Benedetti, Gareri, Iacono, perché sarebbero loro adesso le persone da far intervenire. Chi di loro c'è? Io in questo momento non ne vedo. Ecco Michele, grazie. Benedetti, prego Michele, collegati, accendi il tuo mic e video. Benvenuto Michele Benedetti, Politecnico di Milano, vai avanti tu. Mi sentite? Ora sì. Però la tua immagine si ferma ogni tanto, quindi anche la voce.
Mannaggia. Allora, intanto che provi a ripristinare la tua rete, io direi che proviamo a vedere... Iacono è disponibile. Iacono, Nello, up to you. Ben ritrovato, Nello. Microfono. Eccomi. Grazie mille. Okay. Grazie Flavia. Grazie di questo invito e anche di aver potuto seguire i racconti di ampio raggio, e mi sembra che sia effettivamente eccezionale e ricco come tipo di attività e di proposta che viene fatta. Però mi conosci, quindi io qualcosa la suggerisco e la dico. Ci contavo. No, due cose che, cioè una cosa che mi è sembrata mancare è l'aggancio al piano di ripresa e resilienza. Secondo me alcune delle cose che vengono messe nel piano come delle iniziative da generalizzare, mi riferisco ad esempio agli ecosistemi di innovazione che hanno avuto esperienza ad esempio a Napoli grazie anche alla Federico II piuttosto che a Bari. Secondo me sono delle esperienze che appunto si svolgono sul sud, si svolgono sul territorio, si svolgono sulla logica proprio della rete dell'innovazione. Secondo me quella è una cosa su cui bisogna puntare le antenne e cercare di capire come esserci, anche perché in qualche modo lì si è alla ricerca anche di un modello di successo. È vero che ci sono delle esperienze di successo, però si può far tanto. Quindi suggerirei di capire, di mettere dentro anche quello. L'altra cosa è che hanno parlato Agostino Santoni su Cisco Fasu Academy, Elena su Fast Web Academy, Roberto Reale su Utopian. Sono tutte iniziative che partecipano alla coalizione nazionale per le competenze digitali. La Fondazione Ampio Raggio fa tante di quelle belle iniziative sul fronte appunto dell'innovazione, delle competenze digitali per gli imprenditori, e quindi sicuramente deve essere diciamo così il prossimo passo anche di connessione a quest'altra rete che ormai ha più di 170 organizzazioni. Grazie mille, grazie anche della velocità e dei suggerimenti, sono contenta. Michele, vediamo se ora la connessione va. Vai. Buonasera, perfetto. Allora, grazie, mi piace, la connessione ha funzionato fino giusto al momento in cui mi hai dato la parola, poi evidentemente giustamente è saltata. Ringrazio soprattutto Flavia per avermi invitato. Devo ammettere che io non conoscevo questa fondazione, che devo dire è veramente molto bella, interessante in quello che fa e nella numerosità di cose che fa. Ci sarebbero tanti argomenti potenzialmente di cui parlare. Io mi occupo di trasformazione digitale nella pubblica amministrazione. Parlo velocemente di due iniziative sulle quali poi mi piacerebbe magari provare a ragionare insieme a chi gestisce appunto Ampio Raggio. Che quando verrai laggiù, quando ne parlerai laggiù. Esatto. Sì. Che sono l'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, che come diciamo mission ha quello di osservare quello che è il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, ma soprattutto di far emergere le buone pratiche e di portare, diciamo, questi dati poi all'attenzione dei policy maker affinché prendano decisioni, diciamo, più consapevoli rispetto a quello che si può fare appunto sul tema della trasformazione digitale. E un'altra iniziativa che è più imprenditoriale è quella di 3P Italia, che è una realtà appunto che ha poco più di un anno ormai e che come mission ha quella di sviluppare partnership pubblico-privato per supportare il processo di trasformazione digitale degli enti pubblici, in particolare dei piccoli comuni, e attraverso appunto il meccanismo poi delle concessioni pluriennali. Anche questo secondo me può essere un'iniziativa su cui ragionare, perché oggi i comuni, soprattutto di piccole dimensioni, hanno bisogno di questo rapporto innovativo, di collaborazione tra pubblico e privato per riuscire, diciamo, a colmare quel digital divide rispetto agli enti più
strutturati che oggi ce la fanno con maggior facilità. Grazie, grazie ancora per l'invito. Grazie a te, aspettiamo anche te laggiù. Raffaele, ti vedo online. Up to you, Raffaele Gareri, direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e anche socio fondatore di The Smart City Association Italy, quindi due mondi, la PA e le ONG. Dici la tua. Ciao Flavia, innanzitutto grazie anche da parte mia e non posso che, anche se non ripeto nulla di nuovo, ma diciamo, condividere il piacere di aver assistito a diciamo, una così grande varietà ed ampiezza di interlocutori. Capisco che non può che essere un elemento distintivo della fondazione che si chiama Ampio Raggio, ma è sempre, ripeto, un piacere diciamo, riscontrarlo. E due considerazioni, una che mi fa piacere da diciamo, operatore di lunga data del mondo della pubblica amministrazione, vedere che fra questi temi vi è anche quello del procurement innovativo. Sai che sono molto diciamo, sostenitore diciamo, dell'importanza del partenariato pubblico-privato, sia come un beneficio per la PA, ma io credo che anche per il mondo delle start-up troppo spesso venga sottovalutata l'opportunità che entrare nei processi di fornitura dei servizi della pubblica amministrazione possa costituire per anche una vera crescita diciamo stabile dei loro business plan. Per cui auspico diciamo, un rafforzamento di questa azione diciamo, nell'interesse di tutti. Altro aspetto bello e secondo me interessante è quello del strumenti e network di sostegno verso la crescita degli ecosistemi locali, quindi bella questa idea della dimensione internazionale che va a sostenere le iniziative locali, perché credo che la crescita in ottica di ecosistema a livelli anche dei territori sia un passaggio chiave per lo sviluppo del socio-economico del paese. Ultimo, più un auspicio, che tutte queste progettualità e iniziative vadano a convergere verso una condivisione di modelli e di piattaforme per la governance dei dati, perché credo che nella prospettiva di maggiore adozione delle nuove tecnologie ci troveremo a dover veramente padroneggiare al meglio dati e informazioni per sostenere uno sviluppo di politiche che siano sempre più guidate dai dati e soprattutto, a seconda battuta, anche uno sviluppo di servizi in tempo reale che potremmo ottenere solo grazie a una vera governance del dato condivisa nei territori. Grazie. Verissimo, grazie mille a te. Allora, visto che Linda Laura Sabadini purtroppo non può perché è in conferenza con New York, se arriverà dopo le daremo la parola, ma adesso facciamo concludere Massimiliano Gambardella, University Relationship Manager, di PagoPA. PagoPA è un'altra delle tante facce. Buon lavoro. Allora, innanzitutto grazie mille. Io poi, come sempre Flavia, con te mi ci trovo sempre bene. E anche questa volta devo dire che l'aspettativa ha reso l'idea. Soprattutto quando ho iniziato con Prisma. Io voglio riprendere questa immagine del Prisma perché ho visto tante luci passare oggi da questo Prisma. E ne sono rimasto colpito molto, molto favorevolmente. È stato un bagno in tante cose, in tanti concetti, in tante idee che provo a riassumere con poche parole. Io ho preso, non so, tipo tre pagine di appunti mentre scrivo, cercando di riassumere. Provo a riassumere. No. Riassumo con le cose che mi hanno colpito di più, che sono l'innovazione è un cambiamento culturale e ci sta e forse tutte queste facce di questo prisma lo fanno quotidianamente questo cambiamento culturale. Ho notato che c'è molta attenzione alle persone, tutti quelli che hanno parlato hanno in un modo o nell'altro messo le persone al centro e questa è una cosa molto importante perché l'innovazione è un qualcosa che non devi allontanare come a volte succede, ma è un qualcosa che devi includere. Noi dobbiamo avvicinarci ai cittadini tramite l'innovazione, avvicinare i cittadini tra di loro, soprattutto poi in questo momento storico particolare. Tra l'altro so che noi faremo un incontro come PagoPA Ampio Raggio per conoscerci, quindi perché no far cose assieme. E ho sentito parlare tanto di Pietralcina, io vi lascio dicendomi a questo punto vediamoci lì, perché ora mi è venuta la voglia di Pietralcina. Ci porti anche quel bellissimo cucciolo che era prima con te, vai, grazie mille. Ma magari sì. Grazie mille. Peppe, ciao, a te, grazie a te. Grazie, grazie a tutti gli ospiti.
Io invito a una riflessione finale Gerardo Canfora, rettore dell'Università del Sannio, ma soprattutto nostro membro di Think Tank e nostro amico in ampio raggio. A te la parola, Gerardo. Al microfono spento, Gerardo. Eccomi. Eccoci. Ecco, penso di aver ora sbloccato il microfono. Dicevo, grazie Peppe, intanto diciamo, voglio liberare subito del campo. Non tirerò conclusioni come mi avevi chiesto di fare perché sarebbe letteralmente impossibile. Quello che ho ascoltato purtroppo nella seconda parte dell'appuntamento è un fiume di idee, è un fiume di stimoli, è un fiume diciamo di esperienze, sarebbe impossibile provare a tirare ogni conclusione insomma, per cui porteremo ognuno di noi a casa una serie di stimoli da questa bellissima serata. Due cose però le voglio dire. Una è che voglio fare un più uno all'invito che ha fatto Nello Iacono poco fa, quando ha detto che Ampio Raggio deve in qualche modo diciamo fare una migliore conoscenza con l'esperienza della coalizione, perché io che ho il piacere di essere amico di Ampio Raggio e di aver lavorato alla definizione della strategia per le competenze digitali all'interno della coalizione, penso che le sinergie fra le due iniziative, che sono due facce di una stessa esigenza, perché poi spesso la necessità di fare innovazione si scontra con la necessità di trovare le giuste competenze, quindi penso veramente che si possa ottenere un effetto win-win da una migliore conoscenza fra le due iniziative. E la seconda è spendere anch'io una parola su Pietralcina, perché io sono uno di quelli che a Pietralcina c'è stato sin dalla prima edizione, e sarà perché sono un appassionato di vecchia data del jazz, sarà perché diciamo a Pietralcina si fa jazz e innovazione, e io per formazione sono un ingegnere informatico, un ricercatore in ingegneria del software, sarà perché sono un innamorato delle aree interne e dei ritmi lenti. Io penso di essere una delle poche persone che ha fatto il percorso diciamo migratorio inverso, perché in genere si abbandonano le aree interne per le aree metropolitane e costiere. Io ho fatto esattamente il contrario, l'area metropolitana costiera della mia regione, mi sono spostato a vivere e a lavorare nelle aree interne. Sarà per la formula, perché il modo in cui si parla e ci si confronta sull'innovazione a Pietralcina è diverso da quello che ho visto in tanti forum, anche se volete in qualche modo più formali. Non è un posto dove si parla di ricette, è un posto dove si condividono esperienze. Io devo dire che da Pietralcina sono sempre tornato con un bagaglio di stimoli, di idee, di contatti, di business cards che si sono poi rivelate utili per le cose che ho fatto nei mesi a seguire. Per cui è una bella esperienza, speriamo che quest'anno riusciamo a farla dal vivo o in gran parte dal vivo, perché è inutile dire che la formula diciamo che è alla base di questa esperienza è una formula che diciamo richiede la presenza, la condivisione di spazio e di tempo, per cui io ci sarò. Grazie, magnifico rettore. Io a questo punto vi ringrazio tutti, e visto che siamo una quarantina di minuti fuori tempo, non voglio allungare di più. Ringrazio tutti per la collaborazione e per aver organizzato questo. È il seminario di lancio di una serie di appuntamenti che a questo punto programmeremo tra aprile, maggio e giugno, e che ci porteranno, incrociando le dita, a fine luglio a Pietralcina. Quindi partiremo con la ricerca dei case giver, con la formazione e la ricerca dei facilitatori, ma soprattutto avremo quei progetti che Massimo Di Filippo ha anticipato, che sono la punta dell'iceberg di tutta una serie di iniziative che stanno per avviarsi e che sostanzialmente sono il frutto di questo lavoro di squadra, perché come abbiamo scritto anche nella Carta dei Valori, siamo prima di tutto persone che hanno deciso di lavorare insieme, facendo squadra, insieme
per l'Italia, facendo innovazione. E quindi con queste tre I io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, davvero tanto, tanto, tanto vi ringrazio e ci aggiorneremo presto per le prossime tappe. Buonasera a tutti e grazie di nuovo.